Buonasera, siamo arrivati all'ultimo appuntamento per questo sabato 30 ottobre nello spazio di seminari del Team Science Research Center a Luca Comics and Games 2021. Vi starete subito chiedendo, almeno quelli più in presenza se lo chiedono da un po' e a casa, secondo me, se lo stanno vedendo adesso che guardano la nostra diretta, è che cosa ci sarà mai in questa scatola che occupa gran parte del nostro tavolo. Parleremo di questa scatola e di tante altre belle cose con Sara Ricciardi dell'INAF. Per chi ancora non lo sapesse, secondo me siete veramente pochi a saperlo, l'INAF è l'Istituto Nazionale di Astrofisica e che fa parte partner del Team Science Research Center e che di fatto c'è questo meraviglioso gruppo di persone che inventa cose bellissime come giochi da tavole di ruolo sullo spazio, sulla ricerca sullo spazio e fa tante altre piccole belle cose. In questo momento, in questo seminario, parleremo di altre cose belle che vengono fatte alla vita. E parleremo di tinkering, poi dopo lascerò la parola ovviamente a Sara. Parleremo di tinkering e parleremo soprattutto, questo seminario è stato pensato per cominciare un percorso, di un ragionamento insieme, un percorso, è quello del rapporto tra play e game, quindi tra il giocare e il gioco che un artefatto ludico, come strumento. In questi giorni chi ha seguito le nostre dirette, chi è stato qui ad ascoltarci, ha sentito che abbiamo parlato tanto di artefatti ludici e tanto di game. Ecco, in questo spazio forse tentiamo di riprenderci un po' uno spazio del giocare, con una modalità che forse è a cavallo tra il giocare, tra il play e il game. E iniziamo da qui questo nostro ragionamento. Questo è il primo passo e poi nel prossimo periodo, chissà quando, continueremo anche pubblicamente. Io passo la parola a Sara Ricciardi che ci parla del tinkering. Allora, grazie intanto per le cose, tutte le altre cose belle, perché è una bellissima definizione. Allora, la scatola perché? Perché queste cose belle in realtà non si possono tanto spiegare raccontandole, bisogna farle. Quindi, dal momento che a Luca forse non era il caso di fare un workshop di due ore impegnandomi a giocare, a costruire i soggetti insieme, almeno ho portato una specie di simulacro, cioè almeno per avere un'idea di che cosa mi sta combinando il gioco, perché per me è veramente difficile parlare di questo cose. In realtà vanno un po' a cedere, ecco. Quindi, diciamo, l'oggetto fisico è il simbolo del desiderio fortissimo di provare a fare queste cose insieme piuttosto che raccontarle, perché racconto effettivamente. Adesso parleremo lenta, vi dirò un sacco di cose, però alla fine resterà un po', ma che cos'è? Invece se voi dedicate a questa attività per, non tantissimo, però fate una sessione, vi sarà tutto chiarissimo. Quindi questo è un po', diciamo, un modo di comprendere. Allora, prima di cominciare con le cose, diciamo, vedere il tinkering così, anche se forse non c'è bisogno, volevo di nuovo almeno far vedere il numero di persone che lavorano a questi progetti, progetti sul gioco e progetti sul tinkering, sulla didattica innovativa, l'apprendimento creativo, c'è questo gruppo di lavoro che coordino da un po', con molto piacere, perché sono tutte persone brave, speciali, che insieme a Game Science, in particolare le persone diciamo più vicine, sono Andrea e Matteo, che ci stanno già supportando ampiamente in questo percorso, stiamo provando a diciamo, addentrarci all'interno di modalità di apprendimento diverse, di apprendimento creativo, di una modalità diversa di apprendimento anche attraverso il gioco, non solo con loro, ma anche con le scuole. E quindi diciamo, abbiamo tanti lavori di coprogettazione con le scuole o anche persone che diciamo, lavorano all'università e che comunque fanno già questo filone. Allora, perché il tinkering? Il tinkering, che vi proverò a definire tra pochissimo, nasce da un'esigenza vera, del fatto che
una decina di anni fa ormai, ingaggiata da un docente che mi ha detto: dai, tu ti occupi di cosmologia, sai, stavo lavorando con un satellite che diciamo, ha fatto la prima foto dell'universo, un bambino, quindi è una cosa bellissima, che attira tantissimo, viene a farci una lezione dentro la classe. La lezione una lezione che i bambini di terza e studiano in generale del genere di letto con la maestra di religione. Questo per darvi un po'... No, perché è importante, perché spesso mi vengo a fare religione a scuola in Italia. Ragazzi, non è quello che faccio, la realtà è così. Ok, quindi io avevo anche il desiderio di andare a parlare del Big Bang dal punto di vista di un astrofisico, no? Perché secondo me c'era un po' ci sta. Detto ciò, la lezione è andata benissimo perché comunque ho fatto il mio meglio, era una cosa interattiva, non è che ho fatto il pippone, diciamo, ok, la cosmologia. Proprio cercavo di capire cosa significava questo disaccoppiamento della luce che poi arriva fino a noi. I bambini, ovviamente, gasatissimi. Ah, bellissimo, bellissimo. Maestro mi ha riferito che comunque non ho parlato tanto per altri giorni e questa cosa era. Quindi diciamo tutti siamo contenti, è tutto bello, tutto, è tutto positivo fare una lezione frontale. Allora, sicuramente un impatto positivo c'è stato, anche solo per il fatto di aver visto una persona vera, fisica, che somigliava alle loro mamme, ad esempio, che è anche una cosa da mostrare interessante, che era una scienziata che si occupava di cosmologia, quindi alcuni aspetti positivi c'erano. Però la domanda che ci siamo fatti subito dopo nel percorso di progettazione con i docenti è: veramente con questa attività abbiamo raggiunto tutti i ragazzi, tutte le ragazze, di diciamo tutte le estrazioni sociali, tutti i background, e soprattutto se li abbiamo raggiunti è stata un'interazione superficiale oppure da domani o da, che ne so, quando ci incontreremo, loro si possono immaginare in un futuro che forse potrebbe essere collegato al mondo della ricerca o comunque al mondo scientifico, cioè, qualche, cioè abbiamo lasciato un'impronta che apre una possibile identità oppure abbiamo chiuso ancora di più, perché tante volte è una cosa bellissima, meravigliosa, ma è tanto lontana da noi. La conosci, nel momento in cui la conosci ti piace, però apri la porta e la richiudi istantaneamente, perché una materia come l'astrofisica può essere un po' intimidente, non so come dirlo, cioè qualche cosa di bellissimo, ma estremamente lontano. E quindi da qui è nato un po' un percorso di ricerca all'interno del gruppo di lavoro che ancora non esisteva, diciamo, un primo nucleo di lavoro per. E ci siamo domandati tanto come doveva essere l'apprendimento per noi, e queste sono un po' le risposte che ci siamo dati, cioè una cosa per tutti, democratica. Abbiamo scelto di lavorare nelle scuole pubbliche con tutto quello che comporta come difficoltà. Apprendimento vero, reale, quindi vogliamo raccontare che cos'è il nostro lavoro veramente, non solamente la, diciamo, le scintille, le cose belle della superficie, come ha fatto il nostro lavoro. Onesto, quindi significativo, è questo molto importante. L'attività che si propone ai ragazzi deve avere un valore per loro. Per me, certo, che ce l'ha dato un mio valore, una cosa che c'è. Per 10 anni della mia vita, solo una misura di esperienza di avvia, una cosa che non è finita. Per loro, quanto è significativo questo apprendimento? Empowering, che non l'ho tradotto in italiano perché faccio fatica a tradurlo, nel senso che vorrei che dopo che l'attività è finita, meglio, la serie di attività sono finite, i ragazzi sono cresciuti, si sentono più capaci di fare qualche cosa. Quindi questa è un po' la nostra, diciamo, la nostra chiave per spiegare l'apprendimento. E invece, dall'altra parte, per raccontare noi stessi, allora, la riflessione che abbiamo fatto è questa: noi raccontiamo sempre la parte delle lettere, sì, no? Cioè, la scienza del libro, la fisica, la scienza del libro, ok? Quindi devi sapere questo, devi sapere questo, devi sapere questo, devi sapere questo. Non raccontiamo mai la parte del nostro lavoro che è fondamentale, che riguarda la creatività, perché la vera ricerca in realtà finisce dopo che studiamo tutti i libri, ok? Hai studiato tutto, hai studiato tutte le persone che conosci, e poi c'è il salto. Questo salto qui è un salto creativo, un tipo di lavoro che assomiglia anche un po', soprattutto con la fisica sperimentale, con, diciamo, il dialogo che c'è con i materiali,
al lavoro dell'artista, non se lo può anche immaginare così, perché effettivamente vai a cercare quel materiale che ad esempio a livello di conduttività ha quelle determinate caratteristiche, quindi diciamo c'è un dialogo tra lo scienziato e i materiali, creatività che anche ha una componente fondamentale di errore. Questo noi non lo diciamo mai, non ci piace dire che sbagliamo, ma il vero, diciamo, scienziato, che fa scienza di biorampiera, il 99,9% del suo tempo sbaglia. L'errore è proprio insito, perché se non c'è una ricetta... A volte è anche positivo, tante ricerche, tante scoperte nascono da degli errori, quindi è fondamentale sbagliare. Però questa parte del nostro lavoro non la raccontiamo mai, perché raccontiamo, diciamo, come se le cose, ok, sono così, le studiamo, sono così statiche. Quindi senza questa parte, diciamo, di errore non si capisce tanto come mai alcune cose, diciamo, la nostra conoscenza si evolve e cambia. Ok, quindi è una cosa dinamica la conoscenza. E un'altra cosa è il fatto che l'errore è comandato. E soprattutto è un'altra cosa che non diciamo qui, non l'ho scritta, è che noi ci copiamo tanto, tantissimo, perché chiaramente non facciamo come a scuola che copiato, però esce un paper di un articolo di un gruppo di un altro posto, io me lo leggo e dico, ah beh, questo è interessante, questo posto, questo processo è assolutamente da prendere, adesso lo prendo, lo remixo, che è un altro termine che viene utilizzato in questo tipo di, diciamo, di approccio dell'apprendimento, e lo riuso. Quindi due cose che a scuola non si devono fare, non si deve sbagliare gli errori e non si deve copiare, questi sono i due pilastri, che sono invece i pilastri fondanti della costruzione della conoscenza moderna contemporanea. Quindi, diciamo, volevamo un approccio dell'apprendimento che comprendesse questi aspetti. Non è tanto scolastico, però vi devo dire che i docenti si stanno, cioè, piacendo molto, anche dentro la scuola. E quindi abbiamo scoperto il tinkering, che vi faccio vedere una mini clip di, non lo so, del mondo, adesso lo teniamo così, perché vi dà un po' l'idea, molto più di mille parole, di quello che è, questa è una classe che stava facendo le macchine per scarabocchiare, sono delle macchine che, diciamo, c'è la challenge che si pone, costruiamo una macchina che deve fare degli scarabocchi. E quindi praticamente i ragazzi si organizzano in gruppi, perché per noi l'apprendimento, la conoscenza è qualcosa di sociale, quindi chiaramente ci sono questi diversi gruppi che interagiscono tra loro e cominciano a capire come far funzionare il circuito, cominciano a capire che, vabbè, la prossima volta lo scoprirete da soli, non so dirvelo, che, diciamo, come, ecco la faccia di questa bambina che sta al saltarello, vi dice quanto è ingaggiato da questo tipo di attività. Quindi la frustrazione è mediata anche da un momento di, diciamo, estrema gioia, ma poi mi danno in vabbè, giusto per darvi un po' il sapore di un'attività che non me la posso, non me la posso far provare, non ci abbiamo tempo. Un'altra chiave molto importante del gioco è che è proprio un superpotere, cioè, ed è la chiave di volta proprio per aspetti di inclusione sociale, di genere, tutto quello che volete. Mentre se io entro in un laboratorio e dico, no, non fare ricordi, sarò un astrofisico, oggi parliamo di proprio ghiaccio, altri 10 bambini già sono andati via, poi continuo a parlare perché è molto interessante, altri 5 bambini sono andati via, ok? La loro testa si stacca da questo tipo di approccio, perché cominciano a dire, io, ok, sono bravo in matematica, questa è una cosa di scienze, attenzione, cominciano a mettere fuori le spine, no? Non so se vi è mai capitato. Vedete le persone che in qualche modo sono chiuse rispetto all'attività che stai promuovendo. Allora, non c'è un bambino, non c'è un bambino, vi dico anche di SA, BES, anche con problemi specifici che non si sente adatto a giocare. Qualsiasi bambino, se l'attività viene proposta come un'attività di gioco, qualsiasi bambino rimane ingaggiato. Nello stesso tempo, a un certo punto, alla fine dell'attività, dopo 2 ore, magari dopo 6 ore, no? Perché magari ci sono più incontri, è utile dire che, guarda, io sono astrofisica, ho costruito un satellite per misurare la radiazione fotocosmica delle microonde, e guarda che io ho avuto gli stessi problemi che hai avuto tu,
quando dovevamo fare, che ne so, utilizzare le guide d'onda, perché non si attaccavano, e fare paralleli con quello che hanno fatto loro, perché non solo sono ingaggiati dalla comunità, non solo sono presi, ma hanno anche, tra virgolette, cominciano a poter immaginare di costruire un'identità personale, si sentono più vicini, all'interno delle discipline STEM. Perché vogliamo fare questa cosa? Non perché tutti poi dobbiamo fare gli scienziati, no, però perché tutti veramente siano in grado di interpretare il mondo contemporaneo. Perché non voglio dire niente, però ci troviamo in una situazione in cui anche, che ne so, delle cose, diciamo, abbastanza, non voglio dire semplici, però capire ad esempio come mai c'è la questione dei vaccini, può essere dibattuta, in che modo, in che termini. Questi sono, diciamo, dei concetti di cittadinanza scientifica che non è che voglio dire che dovrebbero essere proprio la base del dibattito. In Italia, da quant'è che non si sente parlare di politiche energetiche? La politica energetica dell'Italia, ne avete mai sentito parlare? Io me lo ricordo quando ero piccola, c'era Chernobyl, basta. Quando non ho più sentito parlare del dibattito politico. Questo è molto grave, perché significa che le persone non sono in grado di discutere di un tema fondamentale per la cittadinanza. Quindi, diciamo, lo scopo non è perché tutti devono imparare astrofisici, è perché tutti devono essere partecipi di un certo tipo di conversazione che è fondamentale per la vita democratica del paese. Se no, diciamo, diventiamo tutti utenti, diciamo, le bolle di conoscenza e le tribù, io sono proprio sicuro che non lo so. Quindi lo scopo non è che tutti fanno astrofisica, perché, cioè, no, già, a me piace, ma a me era altro no. Però, e qui diciamo, un po' vi ho detto un po' di cose, qui c'è una definizione, non definizione, del ticket di studio, che chiama anche la ZAG, una definizione, e le pratiche vengono, così partiamo perché è proprio uno dei padri purtroppo fondatori, diciamo la pratica è la pratica del costruzionismo, non è qualcosa che ci siamo inventati noi, ovviamente. Come nel costruttivismo si sostiene che l'apprendimento non viene, diciamo, trasmesso dall'insegnante allo studente, ma viene attivamente costruito da chi apprende. Il costruzionismo, che è questa pratica teologica, diciamo, un modo di pensare l'apprendimento, aggiunge l'idea che l'apprendimento avviene in modo più efficiente quando chi apprende è coinvolto nella produzione di oggetti tangibili. Poi il papà del Tinkering ha pensato tantissimo anche alla parte, diciamo, virtuale, ed è, diciamo, il Tinkering e il Coding, così come li ha pensati Papert, sono, diciamo, i fratelli. E quindi, diciamo, questa cosa funziona sia per gli artefatti fisici che per gli artefatti virtuali, ad esempio scrivere un pezzo di software. Non tutto il coding che, diciamo, si vede in giro è a poi questo approccio, perché all'interno di chi fa, diciamo, la didattica dell'informatica ci sono degli approcci anche molto progressivi. Quindi non è che tutte le volte che le ragazzine stanno al computer a fare che ne so, un programma, lavorare con Scratch, utilizzano questo tipo di approccio. Però la persona che diciamo, è venuta dopo Papert nel gruppo di lavoro che vince Resnick, è assolutamente costruzionista. Questo per dirvi che, diciamo, ci sono diversi modi per vedere le cose, però per tanto riferimento anche, diciamo, un bibliografico di come funzionano le cose. Non vorrei parlare troppissimo, ecco, forse dico un'ultima cosa che per me è significativa, che può aggiungere qualcosa, è il fatto che, diciamo, il costruzionismo introduce il concetto di questi artefatti cognitivi, questi oggetti dispositivi che facilitano l'apprendimento, di cui abbiamo bisogno come, diciamo, costruttore necessita dei materiali di costruzione, e questi prodotti devono essere mostrati, discussi, esaminati, ci si lavora insieme, ammirati, e, diciamo, l'apprendimento si concretizza e proprio attraverso questi mezzi. Allora, il transfer molto importante per noi è che noi come comunità lavoriamo esattamente così. Cioè, questo è un telescopio che sta nelle Ande cilene, per cui il mio gruppo di ricerca sta costruendo ricevitori, e questo è un gigante artefatto cognitivo. Noi facciamo la stessa cosa, noi costruiamo delle cose grandi in comunità,
ci serve per andare avanti con il nostro pochino di conoscenza. Quindi per me, cioè io vedo proprio un rapporto uno a uno, è chiaro che questa è un altro genere di complessità, no? Però ci sono veramente tutti gli elementi che ci sono all'interno della comunità scientifica. Vabbè, questo è un po' antiveloce perché poi vedo, la presentazione è interessante, chi vuole se la guarda, perché sono dei riferimenti su chi fa codice oggi, che è Vicerestic, disegnato da mio marito, e l'esploratorio di San Francisco, con cui Tinkering Studio, che è diciamo abbastanza l'incarnazione del Tinkering oggi, che diciamo con cui stiamo lavorando anche molto bene, perché effettivamente ci sono, cioè io mi sono formata sulle loro idee, i loro corsi, però anche loro trovano delle cose interessanti su alcune delle attività che stanno promuovendo. Questo ragazzi è fatto proprio il tempo, non meno nel senso. Ecco, dicono una cosa, diciamo così poi abbiamo un po' di discussione. Allora, uno delle chiavi abbiamo detto che è il gioco, no? Di che gioco stiamo parlando? Allora, si parla di playfulness, no? Quindi dell'ambiente. Ci sono due parti importanti. La prima è quella che dicevo prima, costruire una comunità di apprendimento che sia giocosa, dove io mi sento in grado di sbagliare. Posso sbagliare, non c'è problema. Quando si facilitano questi laboratori, i primi momenti sono critici perché i ragazzi hanno paura, perché quando io gli faccio una domanda, che cosa pensi, come mai sta facendo questa cosa? Loro pensano, oddio, adesso mi sto facendo una domanda perché poi lei vuole capire se ho capito. E questa cosa deve essere scardinata, ci si mette un po' a ridare fiducia alla relazione tra facilitatore e il ragazzo. Ma quando avviene è potentissima. Perché effettivamente loro sono profondamente ingaggiati, cominciano a farsi domande importanti e capiscono che tu sei lì solo per passargli lo strumento giusto, dargli la dritta così, ma sono loro il centro dell'apprendimento e non io che insegno, ok? Quindi questo l'ambiente del apprendimento giocoso è fondamentale per fare questo passaggio e per creare appunto un ambiente che sia sereno, dove loro si sentono che possono fare, possono essere gli stessi e possono fare. Un'altra definizione molto interessante di playfulness, che è questa di una psicologa pedagogista bravissima che non c'è più, che lavora con Piaget e poi è stata anche Oscar in studio, lavora anche con Resnick, l'ho tradotta forse un po' male, comunque penso così, la playfulness consiste nel permettere a te stesso di fare un salto, nel permettere a te stesso di non andare più a fondo nel buco del coniglio di Alice, no? Cioè di andare a scavare in questo senso, in giù, ma per saltare di lato, per guardare le cose obliquamente, come se tu già sapessi che guardando le cose da un altro punto di vista le puoi vedere in modo nuovo, ok? Questa è una delle definizioni di gioco che penso sia più correlata all'apprendimento. Quindi un modo di mettere insieme dei pezzi che non sia solo ed esclusivamente un modo, diciamo, non so come dire, logico, matematico, deduttivo, nel senso che io comincio da qui, poi vado qui, poi vado qui, poi vado qua. Non è detto che sia così, è chiaro che c'è sempre una linea di pensiero, perché non è una cosa random, non è provare a caso. Però è anche darsi il tempo di provare cose diverse e tinkering in inglese senza H è diciamo lo stagnino, no? Quello che aggiusta le cose. Quindi provarsi a muovere che anche diciamo, è uno dei modi in cui si fa ricerca. Non è l'unico, però è uno dei modi, è un modo molto valido perché spesso appunto proprio perché ci sono dei grossi problemi. L'unico modo, forse questo, è quello di provare tante strade, provare a vedere le cose da una popolazione diversa e quindi c'è questo aspetto della creatività che è veramente fondamentale. Quindi questo è play, è forse meno game perché dipende come definisci game, però diciamo forse è meno dentro una cornice segnata, per me somiglia un po' di più al gioco di ruolo per alcuni aspetti, per il tipo di che ha, però diciamo
ho settato un po' l'ambiente perché è interessante discutere un po'. Ci sono molte cose che stiamo parlando in testa, quindi farò delle domande, poi se dal pubblico in presenza qualcuno vuole fare delle domande, ovviamente questo momento è anche un po' più rilassato rispetto ai seminari che abbiamo fatto finora, può essere un momento di dibattito, un momento anche per dire la propria, non solo quello. Comunque la prima domanda che ti faccio è proprio quella facile. Questa scatola che ci hai portato, da dove nasce? Nasce da un progetto? Chi l'ha fatta? L'hai prodotta con delle scuole? Perché è curiosa, come dire, per l'idea comunque di costruirla in questo modo su questi oggetti? Allora, questa è l'idea originale, non è mia, è del team che mi studio, perché loro hanno lavorato su questo workshop, si chiama Light Play, qui ci chiama Light Play dentro, è un workshop che loro hanno disegnato proprio sull'idea della luce, perché in generale quello che fanno è prendono un'idea, un concetto, ma più che altro tutto quello che hanno a fare è un'esperienza fisica e provano a decomporla per un'attività che sia interattiva. Quindi quello che è come funziona questo laboratorio, purtroppo qui vedete il prodotto, mentre la cosa più interessante è il processo che io ho fatto durante il tour precedente della stanza dietro. Quindi l'ho fatto io per voi e voi vedete solo il prodotto. Però, vabbè, vi accontentate questa volta, quindi la giriamo magari così vedete pure cosa c'è dietro. Allora, fondamentalmente quello che, se fossimo tipo in un workshop, io avrei apparecchiato qua un tavolo con tanti materiali diversi, divisi in tre grandi categorie, ovvero il materiale, ad esempio, che fanno che si chiama una mesh, che fanno un pattern di ombra, i materiali che riflettono la luce in maniera strana, ad esempio, non ce l'ho perché ho preso veramente al volo da casa, però i braccialettini con i girabrillo, i brillantini, cose così, o la palla con la discoteca piccola, cose del genere, così. E una parte che riguarda i colori. In questo caso io ho messo una gelatina colorata sopra la luce dell'Ikea, però ad esempio si potrebbe utilizzare una luce bianca e poi mettere all'interno della scatola degli altri oggetti che la luce passando attraverso fa un colore diverso. Quindi sono tantissime le combinazioni. Quindi come un tavolone grande ci sono questi tre tipi di materiale. Ogni gruppo, in questo caso, per questo workshop, siccome lo spazio fisico è limitato dalla scatola, ci sono magari due bambini, perché tre diventa troppo. E poi ci sono una serie di materiali già pronti che ovviamente qui sono già messi, ma i ragazzi li troverebbero su un tavolo, sono cose che sono state autocostruite. In questo caso abbiamo fatto dei piattini con dei motori con un motoriduttore collegati a delle batterie, poi potete venire a vederle, che abbiamo fatto in casa. Ad esempio il team in studio addirittura le aveva cannibalizzate da un kit enorme che non so come gli era arrivato di altri cristalli elettrici. Perché comunque c'è veramente arrivato per il gruppo di lavoro per provare a utilizzare anche cose. Ok, abbiamo questo, cosa ci facciamo? Ecco, quindi è chiaro che poi questo workshop in particolare, loro lavorano sempre con magari un artista che porta un'ispirazione ed è sempre molto al confine tra, percezione, scienza e arte, quindi questi sono i tre pilastri. E quello che succede è che i due ragazzi che lavorano con questa macchina stanno in una stanza dove ci sono tanti altri ragazzi che fanno la stessa cosa e c'è una figura che sta vicino a loro, e come lo fa il Tinkering Studio, quasi uno a uno la facilitazione. Come lo facciamo noi nelle scuole italiane? Non è così perché non abbiamo mai il personale necessario per fare una facilitazione così puntuale. Però quello che succede è che l'idea è di costruire una comunità in quelle due ore, una comunità che apprende insieme, poi vedere, se fate un design anche dello spazio fatto bene, vedete che anche dove mettete i materiali è molto importante, perché secondo dove sono i materiali loro avranno modo di andare a spostarsi, guardare quello che fa qualcun altro e ritornare dietro. Ovviamente ci sono molte tecniche di facilitazione, perché per
ci vuole un po' di tempo, però quindi non è una cosa istantanea. Quindi ho questi materiali, ho i ragazzi e la vostra c'è da sola, però è un avvicinamento che piano piano si fa e un po' di. Questa cosa della scatola mi fa vedere in mente una cosa che dicevi anche prima, cioè quanto è importante l'oggetto nel intento, cioè tu hai detto che alla fine la cosa importante è il processo, no? Allora a me viene in mente pensare a una partita di un gioco da tavolo, cioè se io lo devo usare a livello educativo, alla fine è importante il risultato o è importante il giocato, è importante il processo, l'esperienza che io faccio. E l'altra cosa che mi affascina del tinkering, quando ne parli tu, poi probabilmente se ne parla qualcun altro, faccio un po' più fatica, però insomma, è il fatto che in questi giorni ne abbiamo parlato tanto di gioco libero, no? Il fatto che giocare deve essere libero, okay? Per esempio giocare da tavolo non è esattamente libero, perché la cosa interessante è superare degli ostacoli non necessari, no? E gli ostacoli non necessari sono dati dalle regole. Allora, questa cosa, in parte, secondo me, si è capito bene, c'è anche nel tinkering, e quello che ti chiedo è, se tu dovessi fare un elenco, quali sono le regole? Qual è il regolamento del tinkering? Quali sono le regole che ci permettono comunque di associarlo in qualche modo al gioco? Hai fatto anche una slide, perfetto. No, in realtà questa non la uso mai perché è una presentazione con 200 miliardi di slide, quindi così se domanda tu l'avessi, io avevo la slide per cliccare, una maniaca, cioè penso le mie robe, no, non regole del tinkering, quindi diciamo un po' del risposta. Allora, una cosa chiave è che non esistono gli obiettivi di apprendimento, ed è la differenza tra un'attività che si chiama hands-on, cioè facciamo qualcosa con le mani, ci divertiamo, passiamo così, però perché io voglio che tu alla fine impari quello, ok? Quindi non ci sono obiettivi di apprendimento definiti, perché? Perché un setting del genere è così ricco che ogni bambino, ogni ragazzo proverà una domanda diversa alla quale rispondere all'interno di quella sessione di gioco, ok? Proprio perché diciamo che è fatto così bene, lo dico, non l'ho fatto io, cioè, però le attività sono disegnate così in maniera incredibile e così ricca che danno infinità di spunti, che assolutamente non è prevedibile, ok? C'è chi si concentra magari in questo setting sulla storia, è interessantissimo da raccontare una storia che c'è Dante e i dinosauri, perché ha trovato la figurina di Dante e ha trovato i dinosauri e quindi ha detto adesso faccio una storia con Dante dall'inferno e i dinosauri. Io ho messo Dante perché Luca quest'anno c'era Dante, quindi ho potuto dire i dinosauri comunque devono farci la dinosauri per forza. No, quindi gli obiettivi di apprendimento non sono definiti. E quindi è qualche cosa, però questo vuol dire, non vuol dire che non esistono, ok? Quindi l'obiettivo c'è, e il facilitatore serve proprio quello, cioè la persona che sta a fianco al ragazzo, il suo ruolo è molto difficile, molto stancante, è capire su che cosa il ragazzo sta ragionando, provare a seguirlo e a dargli tutto il supporto che gli serve per rendere questa esperienza d'apprendimento ancora più profonda, ancora più significativa. Ci sono varie domande dal pubblico. Ditela che poi dopo la dico il microfono. C'era una domanda? Ah, vuoi proprio venire? No, no, allora, è un'attività che è strutturata, però secondo me in realtà regole e obiettivi ci sono, perché diciamo, sono anche i vincoli su cui intorno a cui si crea l'attività. Quindi, secondo me, la domanda di Matteo è che ti faccio anch'io. Rispetto a un gioco che ha delle regole strutturate, delle attività strutturate, quando fai un'attività di questo tipo, che regole imponi ai bambini, anche solo manualmente dover costruire una scatola utilizzando questi materiali, che è una regola, e che obiettivi imponi, ok? E questo dovevamo capire come. Allora, tutte le attività, diciamo, vengono, nascono con una sfida.
quindi praticamente la definizione della sfida è anche un pezzettino della facilitazione, perché io magari qua comincio dicendo con la macchina che scarabocchiare, oggi proviamo a costruire una macchina che scarabocchia, ok? Ecco, pensiamo a quello perché è più semplice forse, una macchina che scarabocchiare potete fare quello che volete, però beh, alla fine della fiera, per terra ci sta un foglio bianco, questa macchina con questi pezzi, perché ovviamente non ci sono più i pezzi, c'è un motorino, ci sono vari tipi di oggetti che loro possono attaccare alla parte del motorino, che sono mescolati con altri oggetti magari di decorazione, quindi magari tu hai pensato prima che loro attaccheranno un pezzettino di colla caldo, e invece ci attaccano un fiore di plastica che funziona uguale, ecco, in questo senso è libera. Però alla fine della fiera la macchinina vibrerà e produrrà dei segni sul tavolo, ok? Chiaramente la volta dopo non è la stessa la challenge, perché se li rivedo i ragazzi possono aspettare la stessa la challenge oppure modificarla, ok? Oggi vogliamo fare lo storia degli animali e quindi ogni animale scrive così come cammina o la macchina che fa più rumore. E tutte queste cose, diciamo, fanno parte della strategia del facilitatore che ovviamente ha visto delle cose che stanno succedendo nella sessione, le ha approfondite e diciamo qual è portata avanti. Poi io nella mia facilitazione personale non è che proprio perché non ho i numeri che del tipo in studio e quindi magari mi parte a fare una mandata con 25 bambini, io e una docente che non ho mai fatto del tipo, quindi non è come io e i tuoi bambini, no? Chiaro che la facilitazione è diversa, molto diversa, meno vicina, può essere, si può sfruttare anche però il gruppo, il grande gruppo per fare delle altre, diciamo, delle altre cose, o Google. In quel caso ci sono dei momenti in cui apri e chiudi dei tempi, ad esempio la sessione dura 2 ore, quindi c'è cioè, il primo momento iniziale in cui diciamo, si accende un po' la lampadina, si sente la challenge, e loro li vedi che si gattano, che vanno a esplorare i materiali, insomma. Poi ci sta una fase lunga per la maggior parte, in cui diciamo anche frustrante, nel senso che chiaramente il facilitatore esperto non va lì a dire guarda questo devi fare così, perché è anche tinkering, no? Quindi i ragazzi devono avere il tempo anche di provare, aggiustare, sistemare, trovare la loro strada, cominciare a capire quali cose sono più interessanti per loro, quindi così. E poi ci sta chiaramente una fase finale in cui c'è la fase di debriefing, possiamo dirla in un genere tecnico, non so come lo vogliamo dire, in cui diciamo, si mette a sistema la conoscenza che è emersa, ok? Quindi ci sono delle regole, ci sono dei tempi, ci sono dei modi come far funzionare la cosa. La cosa più, diciamo, che un po' determina quello che farai è come viene settato l'ambiente, come vengono costruiti i gruppi, che adesso non abbiamo tempo, però su questo ce ne potrebbe parlare ore, perché quando si fanno i gruppi si fanno le scelte di design proprio, cioè di come succederà l'attività, cioè scegliendo i ragazzi, scegli un tipo anche di interazione tra di loro, ok? Quindi è una cosa più delicata. E chiaramente come presenti la sfida, quindi ci sono diciamo, questi paletti, ok? Quello che non c'è è l'obiettivo d'apprendimento, che chiaramente nella scuola quando i docenti ci dicono però noi in questa attività loro si sentono che ma che cosa sto insegnando? Perché anche se ci sono le competenze, anche se ci stanno alla fine i docenti molti, lo dico con tutto l'amore, questo non c'è da docente, ma ecco, con tutto l'amore, molti docenti, anche se ci sono le indicazioni nazionali per là, almeno la primaria e secondaria inferiore, però molti sentono che devono fare il libro, ok? Quindi non ci sono più i programmi, però c'è questo libro, via. E quindi anche su questo stiamo cercando di fare percorsi, perché è chiaro che a scuola non ci può essere solo il tinkering. Questa attività qui può essere un'attività, ad esempio, che apre un mondo, no? Allora, facciamo la luce, percorso sulla luce. Per un quadrimestre intero lavoriamo sulla luce, va bene? Allora, questa cosa qui apre un milione di porte. Può essere che delle attività con degli obiettivi specifici di apprendimento, la riflessione, li utilizziamo come dei rilanci, no? Quindi se fa un'attività, apre un milione di porte, rilanciamo con un'attività più strutturale, ad esempio potrebbe essere giocare con due specchi che stanno uno davanti all'altro, che secondo come li apri, può farci geometria, fare gli angoli,
farci di quello, le dico, cioè ne abbiamo scritte con i docenti un milione di attività che ci può fare a fianco, ok? E rilanci con un'attività più strutturata e poi torni al tinkering per abbinare le porte. Quindi diciamo il tinkering può diventare la scuola, ma può diventare un momento importante della scuola, secondo me. Cioè, io proprio mi tocca loro. C'è un'altra domanda. In realtà sono commenti per pensare a tutte le cose che devo chiedermi, se abbiamo parlato lunghissimo di queste cose. Allora, uno è il primo commento è una cosa. Okay. È un po' provocatore che è sulla una delle non regole che riportavi, che è quella che definisce teaching, learning, imparare e insegnare a imparare, no? Una cosa che confligge per tutto questo è, dal punto di vista almeno del ricercatore che fa comunicazione e divulgazione, un po', lasciatemi passare in termini, il narcisismo, cioè chi si mette a fare anche un gioco, no? Chi produce, no, si mette a disegnare un gioco, oppure chi si mette a fare una presentazione, una bella attività, gli piace vedere che l'ha fatta lui, gli piace anche guidarla, gli piace raccontare le cose, usare le immagini, i video giusti, le cose giuste così. Ed è molto bello ed è importante anche questo, ma nel caso del tinkering io ho visto, ho provato a facilitare qualche volta, è difficilissimo, perché anche quando ti sembra che stai facendo una cosa fatta bene, una parola che ti scappa definisce un percorso che tu non volevi definire. Tipo a me è successo la parola per il live play che io sono passata vicino a un tavolo e ho detto oh, guarda, io non se ne accorto che gli era avanzata una lampada vicina, e io ho detto guarda, avete vinto un'altra lampada. E ho detto così, e loro l'hanno presa e l'hanno usata. E poi ho pensato, cavolo, ho detto così, loro hanno pensato che la dovevano usare. Se io avessi solo spostato la lampada più millimetro, loro mi avessero visto fatto, quella sarebbe stata una facilitazione più trasparente. È difficilissimo mettersi da parte, perché anche con tutte le buone intenzioni, perché si diceva che provocatore è un po' c'è il narcisismo, quello. Ci sono io e non ci sei tu come centro dell'apprendimento, dall'altra parte c'è il fatto che è una cosa complicatissima rendersi trasparenti. E l'altro percorso per me è il tinkering è bellissimo come sfida anche per chi fa il tinkering, non solo per chi lo fa da utente. E l'altra cosa è una cosa che mi interessa moltissimo, come sai, che è la definizione dei processi di apprendimento inclusivi e aperti per tutti e tutte sempre. Che è una cosa difficilissima, perché definire delle caratteristiche che un'attività deve avere per essere effettivamente adatta a tutti è una cosa su cui si sta lavorando e studiando moltissimo, ma non si riesce a dare dei parametri. Allora, la cosa bella per il tinkering, da questo punto di vista per me, a parte essere a obiettivi aperti e non definiti, è che l'ambiente confuso, che è solo apparentemente confuso, talmente tanto incasinato, no? Che contiene di materiali, pieno di cose, pieno di rumore, pieno di cose che si possono fare, ammette un percorso che non c'entra niente. Cioè il bambino che di solito dall'insegnante di sostegno viene escluso dall'attività, perché a priori si dice no, guardate, c'è il bimbo che è un po', no, magari è un certo linguistico, allora così non lo faccio venire perché si sente in difficoltà. E non lo fa lui. La prima volta che invece lo trova e il bambino fa capire al docente e anche a chi fa l'attività di tinkering che non è importante se lui fa casino, perché l'ambiente lo accetta, anzi lo favorisce, lo vuole, no? La confusione e andare da un'altra parte. Quindi solo queste due perché non ti conviene, sicuramente avrai cos'è. L'ultima cosa che hai detto è un'esperienza diretta di diciamo, bambini che magari cioè sia di docenti che hanno fatto il corso di formazione e poi hanno adottato, chiaramente adattandolo, perché alcune volte ci è giusto fare adattamenti, no? E hanno adattato quel corso di tinkering anche per esempio autismo grave. È chiaro che per loro la frustrazione, gestire la frustrazione è qualcosa di lasciato più difficile per chi la sta ponendo. Quindi la docente è una bravissima maestra di sostegno, ha fatto un lavoro incredibile, che però mi ha detto per me questa è stata l'unica attività. Dopo 3 anni, cioè, sono riuscita a farmi guardare in faccia da ragazzo. Quindi comunque c'è una potenza forte in questa attività. Come ad esempio questa cosa che diceva Stefania,
i materiali, siccome è aperto, anche se ad esempio mi è capitato spesso che nella macchina di scarabocchiare, alcuni bambini erano molto contenti di avere questo motorino in mano che vibrava, semplicemente avvicinare, allontanare altri oggetti e sentire con il loro corpo questa vibrazione diversa. Quindi lui, diciamo, ha lavorato insieme a tutti gli altri, ovviamente faceva un'altra cosa e non è stato incluso nel gruppo perché diventano un po' complesso per i bambini. Però assolutamente questo bambino era stato molto tipicamente tirato fuori, ma non perché non conoscendo l'attività, cioè magari era una cosa complessa, e quindi questo è sicuramente vero. La prima me la ricordo che la prima era una cosa provocatoria sul narcisismo del gruppo. Ah, quello sì, sicuramente sì, nel senso che il tinkering alla fine, almeno per me, è diventato un po' una specie di terapia, non so come dirlo, nel senso che io ho imparato da un corso online, non da una persona che me l'ha fatto vedere, quindi ci ho messo anni e anni di pratica per sentirmi minimamente capace, e giorno dopo giorno avevo questo sentimento di frustrazione che dicevo, cavolo, ho detto troppo, quello che stavo a fare la potevo fare meglio. E quindi è chiaro che non è per tutti, cioè devi veramente lavorare parecchio per arrivare a quel tipo di sensibilità, perché effettivamente non è per persone che vogliono stare, diciamo, sulla piedistallo a incanalare, invece è proprio un altro tipo. Però questa cosa che tu sbagli, perché comunque sbagli, fa anche parte del gioco, quindi anche accettare il fatto che tu come facilitatore magari non sei perfetto, e anche adesso, cioè anche dopo anni, io comunque ti cavolate le facce, anche la stanchezza fisica, cioè gioca dei ruoli, oppure la paura che magari comunque alla fine della fiera, dopo le due ore, vuoi che i ragazzi abbiano fatto una cosa bella, no? Quindi magari aspetti un po', un pochino troppo, che dici, cavolo, se aspettavo 5 minuti in più, magari ci arrivavamo da soli e il premio in fondo era più alto, era una cosa più bella. È chiaro che è sempre un work in progress, però per me è un processo che si innesca all'interno della comunità del percorso della classe, che è veramente prezioso, cioè anche per i docenti che stanno provando, con tutte le difficoltà, perché ci vorrebbero molte più competenze, cioè per fare la scuola, è impegnativa, la stiamo provando, fissando con dei progetti pilota adesso in corso, anche con Ina, cioè anche con Indire, che sta curando la parte del processo di documentazione educativa, che è un altro passo molto importante, perché dobbiamo far vedere ai docenti quanto è importante. Quindi la documentazione educativa è una delle chiavi, secondo me, che cerchiamo di mettere in gioco. Però, secondo me, almeno è potentissimo proprio dal punto di vista delle STEM, cioè permette proprio di mostrare da dentro il nostro mondo e non da fuori. Hai detto tutta una serie di cose che sono, secondo me, vere in tantissimi altri campi, molto, molto vicini forse a Timmy. Non pensavo fosse così vicino a Timmy. Quando tu dici, è perché quella che i docenti mi chiedono, o anche tipo spesso, mi chiedono, ma quella che i bambini che cosa imparano da questo? Io penso che chiunque abbia mai portato un gioco a scuola, questa domanda si è sentita fare in qualsiasi modo, che sia un gioco da tavolo o un gioco di ruolo. Io la prima volta che in realtà l'ho sentita questa domanda era all'interno di un museo, stavo osservando i visitatori e facendo tutte le mie elucubrazioni sui loro movimenti all'interno di una sala, era un museo di scienze, era un museo di Trento, e una signora mi si affiancò, mi chiese cosa stavo facendo e poi così improvvisamente mi chiese, ma poi alla fine i bambini qui dentro che cosa imparano? E io dissi, signora, qui dentro non imparano nulla, nel senso che non imparano molto, nel senso che in realtà manipolare, agire sui fenomeni della fisica e non solo, serve a rendersi conto della realtà che è intorno. Quindi non è che esci e ti danno una laurea in fisica o in biologia, è chiaro, quelli sono dei processi, non sono processi che si sostituiscono al gioco, al tinkering o al museo. Però sono fondamentali, secondo me, per la realtà in cui viviamo e ci danno delle competenze che di fatto altrimenti forse non avremo il modello più standard dell'istruzione. L'altra cosa che mi ha aperto il mondo, diciamo, è quando hai detto che secondo te il tinkering è vicino al gioco di ruolo. Hai iniziato a mettere i puntini
E in effetti lo è, soprattutto quando hai detto che per te è un po' terapeutico, lo è anche per me un po' terapeutico, gioco di ruolo. Questo momento però no, lo lasciamo per noi, se siamo in diretta, che verrà registrato tutto. No, nel senso che chiunque abbia fatto il master, non so, tra di voi o a casa quando abbiamo fatto il master in un gioco di ruolo, da leggendario, qualsiasi cosa, a un certo punto innanzitutto io lo faccio da quando sono ragazzino e ancora oggi sbaglio tantissimo, ma proprio tantissimo. E tutte le volte ripenso a quanto sbaglio e le cose che dico. Perché anche lì, come diceva giustamente Stefania, anche lì le parole sono fondamentali. E una parola sbagliata, che poi non è mai sbagliata, ma una parola detta in un modo, a volte cambia un'avventura da una cosa all'altra. E quindi lasciare la libertà agli altri, no? E poi però il gioco di ruolo che cos'è? È libertà. Il giocatore deve poter agire attraverso il suo personaggio all'interno di una vicenda, di un'avventura. Però ci sono delle regole di fatto, cioè tu dici le non regole, no? Che è una provocazione e l'ho capita perfettamente. Però ci sono delle regole, cioè se tu fai il robottino che scarabocchia e a un certo punto c'è tutta la regola che devi chiudere, a un certo punto, se no il robottino non va. Quindi diciamo che come un po' come Ganzon, nel museo, insomma, forse le regole sono quelle della fisica, della realtà in qualche modo, cioè oltre quelle non ci puoi andare, però sono degli ostacoli che in qualche modo, diciamo, devi in un qualche modo superare, poi è chiaro che non puoi superare certe regole. E quindi sì, devo dire che mi hai aperto abbastanza il mondo su questo parallelo tra il tinkering e il gioco di ruolo. Ti chiedo una cosa, diciamo, io normalmente quando faccio giocare delle persone mi rendo conto forse l'importanza più di punto è sull'esperienza, no? Sulla l'importanza dell'esperienza educativa e ludica che viene fatta. Quando io faccio giocare delle persone, una cosa di cui mi sono reso conto negli anni, ci ho voluto un po', è che c'è un momento magico, che per me è quello che mi spinge a fare questo tipo di lavoro, in cui le persone le vedi che passano da uno stato non concentrato, non attento, a uno stato esattamente attento, focalizzato, entrano nel flow, sono equilibrati, direttori così. Diciamo, c'è il cerchio magico, sappiamo che si distingue la realtà da quella normale, da quella ludica, ma c'è sempre un momento in cui questo cerchio va. Allora, io me ne sono accorto portando giochi, facendo giocare, intanto vai a scuola come una regola che c'è ovunque e lei ha imparato a capire che c'è quel momento, c'è quell'istante, ok? Allora mi chiedevo se c'è questo istante anche nel tinkering e com'è la tua esperienza su questa cosa, come funziona. Allora, intanto sul fatto dell'apprendimento, prima che me lo scordo, c'è un articolo che hanno fatto due persone del tinkering studio più un'altra studiosa che si chiama Bugs Theory Learning. Quindi diciamo è una domanda che anche su questo chiaramente tanti si fanno. Quindi che cosa veramente succede? Loro hanno in questo articolo tutta quanta un'analisi qualitativa, vogliamo dire, così una vista delle figlie in verticale e capendo, analizzando i tempi di permanenza su questo oggetto così e tante altre cose, loro provano a dare una spiegazione, chiaramente per loro sì, è tantissimo, però. Numero due, molti degli exhibit del mood, cioè tutti quelli del primo piano dove c'è tutta la parte così, sono presi dal protocollo. Quindi diciamo, tutto torna ancora di nuovo. Tinkering è ancora un po' l'istruzione della parte dell'exhibit, perché è ancora qualcosa in cui tu costruisci il tuo exhibit, in qualche modo. Quindi è proprio la teoria di questo modo di intendere la costruzione della conoscenza. Per quello che riguarda, diciamo, lo stato di flow, comunque quello che dicevi, assolutamente sì, cioè nel tinkering quello che io, quando lo spiego ai docenti, anche per avvicinarmi al mondo dei docenti, che magari viene da altri, o spesso viene da altri, diciamo, paradigmi culturali, per me è un po' il gioco serio alla Monari. Cioè, un gioco che comunque è un gioco serio nel senso in cui i ragazzi giocano, sono ingaggiati, però, ad esempio, quando è passata la sfornia del ok, c'è tanto materiale dalla maestra, c'è cioè, più che ci possiamo pensare e possiamo guardare quello che vogliamo in qualsiasi momento, quindi è chiaro che ci sono dei punti di confusione. Quello che si vede è che invece in realtà i ragazzi lavorano in maniera molto concentrata,
e anche le relazioni, cioè quello che si passa anche verbalmente, sono diciamo obbligati perché lavorano in gruppo, quindi devono parlare, sono molto misurati, sono molto attenti a, anche a questa parte qui che non è facile, perché se loro sono ingaggiati mentalmente nella costruzione, anche essere ingaggiati verbalmente per avere il tempo all'altro di spiegare quello che stanno facendo. Quindi assolutamente tinkering nelle fasi, non l'inizio e la fine, perché chiaramente all'inizio c'è un momento proprio di felicità, direi, no? Dell'attività che sta portando questa cosa bella. Ma passato un po' il primo momento che giustamente ci sta, soprattutto se non sono abituati a lavorare così, se non è una cosa che fanno sempre, quando poi loro entrano in questo giro, che questa è la nostra normalità, quindi quelle è una cosa che possiamo fare, effettivamente sono ingaggiatissimi, molto 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 dentro l'attività, e quasi a quel caso la facilitazione deve essere ancora più delicata, ancora più estremamente attenta, perché in quel caso lì loro già hanno ragionato un po', e quindi non serve andare troppo a rompere le scatole, magari veramente lì passa un materiale, passa magari farmi notare cose in più, di guardare a vedere cosa stanno facendo gli altri, e sicuramente questa è una delle parti che gemella un po' questi due mondi che poi alla fine secondo me ci hanno tanto contatto. Sì, è vero, c'è una domanda, penso. Qua anche così, più vicino al microfono. Probabilmente sento anche la casa. Sì, beh, intanto questo per consentire anche la voce dei docenti, perché visto che siamo presi un po' per fare. Allora, i miei figli sono un pochino più grandi, perché io ho insegno alle superiori. Però parlando appunto del discorso di sentirsi liberi di sbagliare, cosa che io sto cercando di fare, di impostare il mio lavoro già da 20 giorni. Purtroppo il nostro lavoro è molto strutturato, per cui c'è una valutazione, ci sono obiettivi, è necessariamente strutturato, perché quando è che lo vogliamo noi, deve essere così. Per cui noi riusciamo un po' allora io cerco di liberare un po' i ragazzi dal problema della pensiero della valutazione, perché purtroppo la paura dell'errore è legata al fatto che loro si aspettano la valutazione. E quindi c'è la paura di sbagliare, io cerco di liberarmi da questo. E l'unica cosa che posso pensare è che bisogna eliminare la valutazione, ma la possiamo fare solo al di fuori dagli organi culturali, bisogna invece. Per quello che ho capito, bisognerebbe fare diciamo dei lavori extra, dei progetti extracurriculari in cui ci si libera realmente della valutazione e degli obiettivi a questo punto, perché io ero convinto che si dovesse liberare dalla valutazione per liberare la paura dell'errore, ma per quello che ho visto è perché no, anche degli obiettivi, se ho capito bene. Quindi questo sarebbe proprio l'ideale, non lo vorremmo sempre, purtroppo non si può, però io sono molto per i progetti extracurriculari che non mi accorgo che per loro sono molto, mi resta più un'esperienza del genere, questo che non so, lo vedessi di lavoro in classe. No. Questo è diciamo che per questo motivo noi abbiamo lavorato principalmente con la scuola primaria per il tinkering, proprio perché loro hanno l'esperienza, perché la scuola primaria già c'è, tanto sono una scuola autore. Quindi è più facile integrare l'identità. Poi i bambini proprio hanno necessità di avere dei momenti che non sono così, diciamo, già lo fanno, ok? Quindi, diciamo, per il docente della primaria, soprattutto se ha la possibilità di avere una competenza, un'attività del genere non è così complessa da gestire. Già le scuole medie facciamo molto più fatica. Per loro, ad esempio, già fare un'attività che non è guidata, quindi io chiedo due ore, già avere due ore di fila, per loro dice, spiegare in matematica non posso dare, perché no, non faccio. Ma io questo lo capisco e mio marito lo insegna, quindi diciamo sono benissimo anche dove diciamo questi progetti li abbiamo fatti con design con docenti, quindi sappiamo benissimo che non è il docente che non vuole dalla struttura organizzativa,
molto di più che il programma e tutto, perché è proprio la struttura organizzativa che è ancora veramente, diciamo, da post-rivoluzione industriale, perché dobbiamo andare tutti allo stesso orario, perché siamo tutti con le stesse fasce d'età, che magari non c'entrano niente con gli interessi dei ragazzi, perché non abbiamo le aule laboratorio, ma siamo tutti insieme, quindi tutte le volte i materiali devi cominciare a pagare per sistemare non è tempo, cioè la lista è lunghissima e ce l'ho presente. È chiaro, dalla primaria c'è più margine, però queste attività le fanno anche, ad esempio, l'università in Olanda, di Delft, mi pare che si chiami, che nel corso di ingegneria, cioè per dire per quanto sono profonde, perché c'è una conoscenza specifica che avviene con molto lì. Quindi secondo me sarebbero veramente fondamentali farlo durante tutto il corso della propria vita, per mantenere vivo appunto questa capacità. È chiaro che a livello organizzativo con le scuole superiori c'è un'estrema difficoltà. Quindi percorsi fuori scuola, sì, anche quello potrebbe essere una via, chiaramente la via maestra sarebbe riformare la scuola, perché anche nei percorsi, però anche nei percorsi pomeridiani diventano un certo tipo di ragazzi, ok? Quindi proprio quelli che magari non avrebbero tanto bisogno, e invece magari alcuni che quando tu vorresti prendere non vengono pomeriggio. Quindi diciamo c'è tutta una serie di questioni legate, e noi ci stiamo provando portando la primaria semplicemente perché è più semplice, anche perché ad esempio diciamo la valutazione per le competenze che adesso loro devono fare, già loro dovrebbero valutare le competenze, che è una valutazione, una griglia molto più leggera rispetto a quindi, questo discorso delle paure del lavoro, quindi faccio la domanda alla Costituzione, ma in realtà voglio sapere se capito, l'ho approfondito da poco con uno del team di studio, Luigi Anzivino, abbiamo fatto un'intervista che adesso è su Eduinap, è l'ultima intervista di Eduinap, e lui diceva proprio questo, che siccome lui al museo, all'esploratorio, lavora da piccolissimi anche grandi, questa cosa qua è sempre presente, anche negli adulti, cioè questo senso come di paura di sbagliare, quindi, ma nei bambini tantissimo. Proprio perché c'è questa idea che il maestro, il docente, il professore ti fa la domanda non perché è una vera domanda, non perché è curioso di capire che cosa veramente stai pensando, ma sono domande che lui cerca la risposta e per virgolette ti quadra. E lui mi ha detto che per lui è molto importante di fondare il rapporto di fiducia tra lui come facilitatore e chi sta facendo l'attività, chiunque sia, learner, diciamo, in quale zona. Ed è uno dei punti veramente chiave per diciamo, modificare un po' il ruolo del docente, che non è più solo, diciamo, uno dei compiti rimane quello di fare la lezione, però magari ci sono dei momenti in cui sei un facilitatore, dei momenti che sei una guida, momenti che fai cose diverse rispetto a spiegare una portale. Quindi questo secondo me è un po' trasversale. Mi viene da pensare che ci sia anche un problema ludico in questo, cioè. In realtà proviamo a vedere, parliamo di docente e organizzazione, ma non è l'unico problema. Il problema anche purtroppo è soprattutto per le scuole superiori. E il problema è che i ragazzi sono abituati ai voti, sono abituati ad avere un voto. Quindi secondo me è anche un problema di gamificazione fatta male della scuola, no? Perché dopo gli studenti diventano succubi del punteggio, il voto, delle classifiche, se sono bravo, se sono bravo. E quando fai un'attività in cui non mi dai un voto, sono lì per il piccolo gioco di ruolo che a questo punto abbiamo associato al tinkering, e di fatto ti chiedono un voto, cioè nel senso non gli danno peso spesso i ragazzi all'attività che tu fai perché non gli dai un voto, e quindi non rientrano in quella gamificazione lì, non rientrano in classifica, e quindi questo è un problema secondo me. Esatto, cioè dai anche 10, però poi dopo non, come dire, perché poi la gamificazione cosa fa? Innesca una competizione, e quindi se dai tutti 10 non tutti sono contenti di questa cosa. E questo secondo me è uno dei tanti problemi rispetto a questa cosa. Luigi, una delle domande che ti ho fatto è: ma se tu dovessi cambiare una cosa della scuola, l'organizzazione scolastica, con la bacchetta magica, no? Ma fatto riflettere questo? Una sola, quindi non ha risposto più laboratori, aule, ambienti, ha detto togliere la valutazione, eliminare il concetto di valutazione, se qualcuno non resta, quindi
però perché lui dice non solo libera i ragazzi, ma libera i docenti. Libera i docenti dalla loro funzione. Non è identifica, non si identifica più nel dare conto. Questo è un discorso che va oltre il tempo, però la funzione del docente, almeno come... Cioè, una delle funzioni principali dei docenti comunque è anche incasellare, capire, valutare, mettere dentro queste griglie, capito? Se tu elimini questa parte, magari, cioè, non lo so, più che mi c'erano in mente, per fare ripensare al docente qual è il suo ruolo, il suo ruolo di valico più profondo, in realtà. Cioè, non di vedere i ragazzi in che cosa gli manca per, ma che cosa hanno. Da dove partire? Cioè, non so, un po' dominante. Non vorrei che ci arrestassero adesso con un momento per fare il funzionario. Il tempo è volato. Io so che tu devi tornare a Bologna, quindi direi anche chiudere, ma non ci sono altre domande tra il pubblico. Grazie mille di averci. Questo è il primo tassello in tutto il discorso del rapporto tra lei e me. Ora ho capito perché non mi vuole dare un ruolo. Secondo me è importante, sono contento di aver cominciato questo percorso di ragionamento all'interno di Insense Research Center su questa tematica e questo rapporto, perché Tinkering, abbiamo visto che Tinkering è un gioco di fatto. Diciamo, è un gioco un po' più libero, è più simile a giochi un po' più liberi, ma è un gioco. E quindi ti ringrazio, grazie mille per questa chiacchierata, grazie a tutti che mi hanno aspettato.